Only Craps, bici durante ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il 18esimo episodio della mia Nasalu Challenge randomizzata su Pokémon Smeraldo. Allora, off camera ho allenato Konga 2, l'ho mandato a livello 34 ragazzi. Non vi voglio dire niente in merito alle sue statistiche, le mosse, perché ve le mostrerò quando arriverò alla prossima città, ovvero Forestopoli. È una vita che non gioco, alla terza generazione. E appunto andrò in un centro Pokémon e quindi nel suo conseguente PC Box, PC e poi Box. Quindi ragazzi, in questo 18esimo episodio, non so parlare, andremo avanti ragazzi. Quindi, lei, scusate lui perché è un cappello da Pigliamos che sembra tipo una di capelli biondi, con le treccine. Prossimo Pokémon ragazzi, vediamo un po' chi mi capita. Sento il verso di un, non so chi sia. È il verso che ho appena sentito, non è Beautifly. Era il verso che ho appena sentito ragazzi, ma non ce la farò mai a catturarlo. Taglio furia, non gli fa niente. Pugno rapido. Un'altra taglio furia, lo ammazzo, vero? Potrei fargli breccia, dovrebbe avere effetto per un quarto. Poi ho anche usato rafforzatore. Posso utilizzare un'ultima breccia, scusate. E poter utilizzare le Minobo, un'efficacia per due. Sarà difficile da catturare. Ce l'ho fatta. E lo chiamiamo Pokémon Farfalla. Farfalla. E lo chiamiamo... Come lo chiamo, ragazzi? Ma... quali sono quegli insetti che hanno quel becco strano? Non è ispirato a un colibrì, vero? No, no. Beh, visto che ha le ali come gli arcobaleni, lo chiamerei quasi quasi Rainbow, tanto per... Ma sì, ragazzi, non ci voglio discervellarmi tanto. Va bene. Da allenare anche lui, ovviamente. Allora, non perdiamo troppo tempo. Ora, vediamo un po'. Ha subito un leggero danno a Double Face, ma niente di preoccupante. Direi di poter andare avanti utilizzando anche dei repellenti. Devo però sconfiggere tutti. Ok. Cerchiamo di non perdere troppo tempo. Oh cazzo. Vabbè, ma non posso continuare a rischiare con Metronomo. Grandine. Barattolo. Scusate, Baratto. Dolce bacio. Il problema è che non fa mai mosse di danno. Cioè, fa sempre mosse di stato. A parte Magifuoco, che scotterà sempre. E a questo punto... Ruotafuoco. Sì, devo ammettere che Lucas non è proprio una ottimissima scelta. Per carità, Jolteon è un ottimo Pokémon, ragazzi, assolutamente. Ma devo guardare anche le mosse. Chimeco, ci ricontriamo. Taglio furia, fallisce, perfetto. Con il 10% di possibilità o 5%? 5%, vai così! Ah... Che bella la vita. No, non è vero, è una merda. Aspetto ancora un po' per curarmi. Io so che qui c'erano degli strumenti nascosti. O mi sbaglio? No, mi sta che mi sto sbagliando. Ah, sai chi sono io? Neppure io ti conosco. Lottiamo! Vabbè. Merda! Ho rischiato parecchio, sapete? Sì. Sì. No, ho sbagliato, non volevo cambiare. Vabbè, non importa. Forza. E beccata. Sì, ho rischiato parecchi. Era meglio che rimango con Lanturn. Beh, forza, che rimane in vita. A posto. Ah, mi entrambi colpo di fuoco. Ecco. Dai, cazzo. Non puoi fallire con il 5%. Non è umanamente possibile, puttana.
stavo per bestemmiare. La bottino. Sì. Giusto, che non devo velocizzare sempre. Ho le polvocura, le polve di energia, scusate, le confondo sempre. E avevo quella polvocura da utilizzare al posto della bottino, perché sono un coglione. Vabbè, prendiamo lo strumento caramella rara, ottimo. Io sono convinto che qua ci siano degli strumenti nascosti. Probabilmente sbaglio, eh. Ah, ok, lui l'avevo già sfidato. Continuo a pensare che sia una femmina. Ah no, sì che c'è. E infatti, è questo qui. Roccia di re. Che non sarà mai la pietra lunare, insomma. Avete capito, ragazzi? Ho sbagliato. La compagnia dei mimic. Dei mimi. Graveler, eh? Bene, bene, vedo che ogni volta ci prendo quelle mosse. Questo era Demon Bacio, non era Dolce Bacio, perché fa sempre mosse. Vabbè, oh, che due palle. Pure. Non mi stallare adesso, gran fisico, no, per fortuna. Dio santo, non è possibile che non c'ho mai mosse super efficaci. E sì che ho una mossa coleottero, una fuoco, una veleno. Che palle. Uno. E due. Coccio giallo, va bene. Alla fine mi hai preso. No, no, ti ho preso. Non cercavo di aiutarti, ti ho preso. Guarda. A parte che Tyrog è debolissimo. Giraci. No, meno male. Per potenza, ma tanto rotta fuoco speciale. Oh. Ah, ok. Immaginavo. Ah, grazie, mi hai aiutato, mi hai. Oh, che dolce, sei così gentile. Meno male che Lucas tra poco sale al 38, che non ce la facevo più. Ah, sì, che belle queste frasi che conosco a memoria. Mew, certo, posso spammare Tagliofuria. Tuon onda. Vabbè, almeno così non mi avvelena. Perfetto, mi tocca ripartire da capo. Mankey. Coleottero su lotta. A prescindere non lo saprò mai perché ho cambiato mossa. Ma non... Perché usi aromaterapia se non sei... se non sei niente. Cambiamo, va. Andiamo di lanciafiamme, che ha poca difesa speciale. Ma in ogni caso... Niente, non mi sta andando nulla... Cioè, in questo episodio nulla mi sta andando bene. La Lavottaino? Dov'è la Lavottaino? A parte, perché l'ho curato se adesso non l'uso più? Allora, 55.000, 51, 51, 57, 55. Quindi Foffy e Ding Dong vanno fatte serie di due livelli dopo Ike. Mentre Ike... Ike lo manda al 36. Sì, mi tocca. Vediamo se ci sono altri strumenti. Ok, l'avevo già... Lui. Devo ricordarmi che è lui. Ragazzi, non ce la faccio. A me sembrano dei capelli... Cioè, dei capelli biondi con le treccine. Quello non mi sembra un capello da pigliamosche. È orribile, ragazzi. È una sensazione... Non so neanche come descriverla. Vabbè. No, vabbè. Beh, Sprout. Sarebbe stato bello, sarebbe stato. Allora... Sì, certo. Mamma mia, le persone quanto sono intelligenti. La grotta dei tempi. La zona in cui si può trovare Phoebus, ragazzi. Solo 6 spicchietti d'acqua, mi pare. E io li ho trovati veramente una volta. Cioè, uno l'ho trovato. PS su. Che devo vendere. Mi devo ricordare non laggare gioco. Va bene, questo episodio purtroppo non mi sta andando troppo bene. Vero Raikou al 29 che mi sa che mi ammazzerà il mio Ike. Nah. Maccargo. Non ho nessuna mossa super efficace. Buono così, andiamo di Foffy che ha sberle tese. Vai. Perfetto. Perché era la prossima che doveva essere allenata. Poliwhirl, posso rimettere Ike. Forza. Che torna a essere il livello più basso. E Dragonite. Comprati un... Scusate. Compio Vischio. Per artigli. Beh, dai. Dragonite è ottimo, ragazzi. Veramente. Igor. Allora. Questo percorso era sempre lo stesso. Necessiterei di una bella cura alla mia squadra, purtroppo.
Ah, qui c'è da utilizzare la bici da cross, ma sinceramente me ne strafrego il cazzo. Comunque devo fare più cose possibili in questo episodio. Nel senso che... Oh mio Dio, un Pupitar, quanto sei bello. A parte che ho già utilizzato Tiranitar. Sì, facciamo la rotta. Non mi sembra neanche vero che in 10 minuti ho... Cioè, ho fatto così poco. Vabbè. Sì che non ho perso tempo. Sì, ho usato lanciafiamme perché Senshiro ha più difesa fisica che speciale. Oh no, il Pokémon, che schifo. Che schifus. Sì, facciamo la sfida. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che posso ottenere Cast Form perché a meno che non mi segni sempre percorso il numero che non so. Dovrebbe essere l'Istituto Meteo. Se viene fuori il... Lotto in doppio. Ma perché no? Oh, che bello, Ampharos. Non ne ho ancora avuto modo di utilizzarne. Cos'è, rimbalzo? Merda. Vediamo, avevo 41 PS. Ah, l'ha fallito. Beh, sì. No, ha 85 di precisione. Quindi ci può stare perfettamente. Sì. Dai, ah, Ike non si sta neanche troppo distanziando dagli altri. Ricordo che tocca a Foffi, quindi andiamo. Alla mia Foffi. Sembra un modo per censurare la parola figa. La mia Foffi. Allora, farei lanciafiamme su Skarmory e farei fango bomba su Pelipper. Oh, insomma, Pelipper. Lo butterà giù. Sì. Ottimo. E sto facendo anche un po' di soldini, ragazzi. Baccastagna. Vero? Neanche troppi, dai, sono a un decimo dei soldi totali. Oh mio Dio, un Machamp. Se faccio due beccate lo ammazzo. E posso cambiare in Foffi. Oro, più 4 in attacco. Ordina e mettiamo Ding Dong per secondo. Quindi 54, 58. 57, 55. Eh sì, dopo devo un attimo vedere. Direi Konga per terzo. E Lucas e Double Face dovrebbero essere uguali identici, esatto. Quindi Double Face ok. E poi cosa? No, a posto. Ci sono le mie solite seghe mentali che mi faccio, ragazzi. Un altro quindi esperienza. Chissà quale strumento sostituisce. Fuoco pugno? Non lo butterò giù, lo so. Minchia. Ah, è più veloce di me. Vabbè, usiamo una Raggio Aurora. Mi ha paralizzato. Ho sbagliato mossa. Perfetto! L'ho detto che questo qui, ragazzi, non era un episodio proficuo. 89, 139, no. Per un PS non posso utilizzare la super pozione. Però il lavottino sì. Sì, lotta in doppio. Sì, avevo già messo i Pokémon. Allora, Macargo e Gleli. Farei... Sberletese su... Macargo e Ruotafuoco su Gleni. Ti prego, che ne fa sempre due. Cioè, io mi domando una cosa. Sberletese. Prendo Sberletese, ma ci sono anche le altre mosse che fanno da 2 a 5 volte. Hanno il 37,5% di farne 2. 37,5% di farne 3. 12,5% di farne 4. E 12,5% di farne 5. Quindi c'hai un 62,5% di farlo più di 2 volte. Io becco sempre quello. Che palle. La mia frustrazione. Ah, signore. Fallisci pure sotto missione. Tossina, merda. Non posso perdere Ding Dong. È troppo buono come Pokémon. Ottimo. Tanto l'avrei disintossicato in ogni caso. L'avrei antitossinato. Gengar che perde levitazione, ma in ogni caso non gliela farei. Quindi. Mosse più potenti che posso usare. E ci siamo. Foffia. Ho un più 4 in vita, più 3 in attacco speciale, purtroppo. E un 2 in Takashi. Takashi Shibuya Sansankun. Citazione di Crow 89. Che non mi è riuscita mai nella vita. Ok, allora, Handower. E in miniatura metterò Beautifly per forza. Non è che posso fare altrimenti. Crisdiano.
A meno che io non sia un coglione. No, non era tutto un percorso unico. Forestopoli 120, 121, Monte Pi, 122 Monte Pira, 123. Più avanti ce ne sono ancora di Pokémon da catturare, parecchi. Timidro. Beh, sì, ovvio che dopo questa frase non mi avvicinerò all'istituto meteo. Ah, posso anche curarmi la squadra qua, vero bambino? Bambino stupido. No, ho sbagliato io. Allora, vediamo un po'. Sì, la mia Pasquala, che... Pasquala, scusate ragazzi. Sapete perché? Perché prima era qui Konga 2, era... qua, più o meno era qui, ecco perché mi sono confuso, l'ho spostato. Konga 2, ragazzi, che tra l'altro volevo anche mostrarvi una cosa. Konga 1, natura scaltra, più difesa fisica, meno attacco speciale, quindi mi è andata male. Konga 2 mi è andata lo stesso male, perché natura cauta, meno attacco speciale, più difesa speciale, quindi con tutte e due le nature, meno attacco speciale, vaffanculo. Statistiche uguali identiche a Konga 1, più o meno. Mosse, surf, frana, bora, rapigiro. Con le mosse siamo messi molto meglio di Konga 1, quindi verrà allenato. Rainbow, vediamo, polvo scudo. Natura timida, meno attacco, più velocità. Può andare, però mica male. 60 in attacco speciale. Magivelo, pugno rapido, forzetto e scintilla. Glielo spostiamo un po' e direi che verrà allenato. Quindi lo metto qui. E verrà allenato, ragazzi, appunto, per capire se ne vale la pena. Comunque io adesso vado un altro po' avanti. Purtroppo non riesco a finire l'istituto meteo. Ladybug, fuoco pugno. Purtroppo non riesco a finire l'istituto meteo perché sono già 16 minuti, anzi 17 con la intro. E ho notato ragazzi che a fare video di 20 minuti, gli ultimi due sono venuti lunghi così, non mi è cambiato tantissimo la situazione. Dovrei accorciarli ulteriormente, ma non ce la faccio, cioè, mi è troppo difficile ragazzi. Io arriverei veramente a fare video di 25 minuti. Lotta in doppio. E la facciamo sempre con Foffy e Dindong. Quindi vedo di non fare nessuna premessa finale e di resistere il più possibile. Quindi io farei fango bomba su Plazol e giro raggio su Mankey. Ok. Articulo. Uno, scusate. Allora, facciamo fango bomba su Azumarill e ruota fuoco su Articulo. L'ho fatta apposta, sì. Che culo! Infatti. Vabbè, ottimo. Solo al raggio. Cos'ho usato? Non ho visto la mossa che mi è stata usata contro Dindong. Non impuerta. Ok, Foffy deve essere cambiato. E ora andiamo con Konga. Infatti ora 59.056. Ma a sto punto... 57... No, a sto punto Konga e Ike non li tocco minimamente. 57, 58, 59. Direi che tocca ancora Foffy. Sì. Mandiamo su Foffy di altri due livelli, ragazzi. E lo stesso Dindong. Poi vediamo il da farsi. Sì. Mi va bene. Non riesco a sconfiggere neanche la cosa. Riesco a sconfiggere a malapena lui. Fuoco pugno, dai, anche se non è... cioè, non è che non è super efficace. Non attinge dell'immenso attacco di Foffy. Di Hockey. Venomoth. E fuoco pugno. Quindi, ragazzi, era l'idrotenente. No, ha reclutato Timidro. Lei l'idrotenente, esatto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, so di non aver fatto moltissimo, ma nel prossimo episodio sicuramente sconfiggerò la sesta palestra, ci sarà qualche cattura, a Forestopoli nessuno, ma qualcosa riuscirò a fare ragazzi, perdonatemi ma come vi ho già spiegato, e tra l'altro quel video dovete ancora vederlo perché sto facendo questo video 18esimo, l'episodio, il 15 ottobre, per cui è uscito oggi l'episodio numero 15, quello della morte di Fire Fury. Quindi ragazzi, per questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, nonostante l'ho fatto moltissimo, e noi ci vediamo nel prossimo video, episodio anzi. Ciao a tutti ragazzi!